Trieste l'incidenza sale a 150 per 100.000 abitanti. Quello dei manifestanti è il maggior focolaio in regione. Secondo il professor Borbone, che guida la task force anti-Covid Friuli Venezia Giulia, i dati emersi in questi giorni potrebbero essere solo la punta di un iceberg. Il leader del movimento 3V è stato fermato a un passo dal suo esordio da consigliere comunale a Trieste. Non ha esibito il certificato verde a Palazzo Cheba e le forze dell'ordine non lo hanno lasciato entrare. Denuncio tutti, ha fatto sapere. Domani torna al corteo di protesta a Udine. Il terziario si conferma il settore maggiormente penalizzato dalla pandemia. Migliaia di posti di lavoro andati in fumo in regione. Boom degli ammortizzatori in deroga, aumento degli acquisti online e dello smart working. Abbiamo assistito a un'altra pagina triste del nostro paese, così il presidente di Arcigay Friuli, Luca Vida, sulla bocciatura del decreto Zan. Non ci fermeremo e continueremo a combattere l'odio, a breve una manifestazione di protesta. Al Meazza, Luca Gotti potrà contare nuovamente su Deulofeu, ma non recupera Pussetto, alle prese con un problema al ginocchio, previsto turnover contro i nerazzurri. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Tornano a correre i contagi da Covid-19 in regione e lo fanno soprattutto e ancora una volta nella zona di Trieste. Il focolaio più grande è quello legato alla diffusione del Covid che si è avuta nei giorni delle manifestazioni di protesta no Green Pass. C'è un dato che è uscito davvero pochissimi minuti fa in un comunicato dell'assessore alla salute Riccardi, che parla di focolaio con 70 casi legato alle manifestazioni appunto di protesta di Trieste. Stiamo assistendo, scrive Riccardi, ad un'evoluzione rapida del numero dei contagi, sebbene al momento l'impatto sugli ospedali sia modesto. L'andamento di crescita generale è generale appunto, ma soprattutto a Trieste la crescita è esponenziale, ha detto il vicegovernatore. Potrebbe essere difficile o richiedere un tempo lungo far ridiscendere la curva dei contagi e questo desta qualche preoccupazione. Quindi questa è davvero l'ultima ora che vi sto leggendo, ha parlato ancora dei focolai, dice: in questo momento il focolaio di casi collegati alle manifestazioni che si svolgono a Trieste è il più grande della regione. Solo nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia ci sono alcune centinaia di casi degli ultimi 7 giorni con origine ignota o non dichiarata. La fase di crescita dei contagi a cui assistiamo ora deriva anche da una condizione di circolazione virale già piuttosto alta a metà settembre a Trieste, legata al rientro di casi positivi dalle ferie. Quindi situazione, l'avete sentito dalle parole di Riccardi, che preoccupa, quella legata ai focolai di Trieste, di cui ha parlato oggi anche l'epidemiologo che guida la task force anti-Covid in Friuli Venezia Giulia, Fabio Barbone. Sentiamo le sue parole e facciamo il punto. Il focolaio triestino è più consistente di quanto si pensasse. Al momento è il maggiore in regione. A testimoniarlo è il professor Fabio Barbone, l'epidemiologo che guida la task force anti-Covid in regione. Altri casi positivi, oltre al nucleo principale, sono stati riscontrati anche a Udine e Pordenone e si attendono a breve aggiornamenti sull'esatta dimensione del fenomeno. Di sicuro c'è che sono tutte non vaccinate le 46 persone che hanno contratto il Covid tra Trieste e Gorizia dopo aver partecipato alle manifestazioni No Green Pass dei giorni scorsi. Sono manifestanti che per giorni sono scesi in piazza senza mascherina, trascorrendo molto tempo assieme, gomito a gomito, spiega il professore, a contatto anche con gente da fuori, in un periodo in cui il virus già a fine agosto aveva iniziato a circolare di più rispetto a giugno e luglio. Se c'era anche qualcuno asintomatico, il virus si è diffuso più facilmente. Tra le persone infette, una soltanto risulta ricoverata in ospedale, mentre ci sono 8 lavoratori portuali, 7 a Trieste e 1 a Monfalcone, e una decina di casi secondari. Ma lo stesso esperto ha paventato l'ipotesi che questi dati possano essere solo la punta del l'iceberg. La ripresa della circolazione del Covid in Friuli Venezia Giulia è fotografata anche dall'analisi settimanale della Fondazione Gimbe. Nel periodo 20-26 ottobre, infatti, nella nostra regione si registra un aumento del 68% dei casi, che porta l'incidenza, ovvero i contagi ogni 100.000 abitanti, a quota 113. A trainare il dato è, come già detto, l'ex
provincia di Trieste, che registra oltre 150 casi per 100.000 abitanti. Numeri confermati anche dalla bozza del report della cabina di regia, che per la nostra regione calcola un indice RT abbondantemente sopra l'1, ovvero 1,7, e un'incidenza tra le più alte d'Italia, seconda solo a quella di Bolzano. Ancora pochi vaccini, con il 73,1% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, a fronte di una media italiana del 75,1%. E anche in Italia si rileva un netto aumento dei nuovi casi settimanali, passati da 17.870 a 25.585, pari al più 43,2%, anche se la crescita potrebbe in parte essere legata all'incremento dei tamponi totali fatti anche per il Green Pass. Ma a indicare una maggior circolazione del virus sono anche i ricoveri, aumentati del 7,5% rispetto alla settimana precedente, e il tasso di positività dei tamponi molecolari. Calano ancora le prime dosi in Italia, nonostante l'estensione del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro, pensata proprio per incentivarle. In 7 giorni si contano infatti meno 53% nuovi vaccinati, mentre 11 milioni di dosi rimangono stipate in frigo. Facciamo il punto anche sulle ultime 24 ore in regione, con il bollettino che conta 249 nuovi positivi, e ci sono in tutto 3 decessi. Due relativi a oggi, quindi una donna di 90 anni e un uomo di 96, entrambi di Trieste, ai quali si aggiunge un decesso pregresso, una donna di 83 anni straniera deceduta in ospedale a Palmanova. Sono poi 10 le persone ricoverate in terapia intensiva, 59 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Vedete, tutti dati in crescita, purtroppo, compreso anche quello delle persone in isolamento. Anche a livello nazionale, seppur i dati rimangano più o meno stabili, 4.866 positivi nelle ultime 24 ore, 50 le vittime, c'è un dato, dopo 2 mesi, un dato che preoccupa: dopo 2 mesi per la prima volta tornano a salire sensibilmente gli attualmente positivi da Covid in Italia. Il numero è aumentato nelle ultime 24 ore di 1.413 unità. Andiamo a vedere anche come va in Europa con la nuova mappa aggiornata oggi dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Ecco, guardate un po', l'intera Slovenia, la Croazia, la Romania, la Bulgaria, insieme a regioni della Grecia settentrionale, parti di Austria, Slovacchia e Polonia e i paesi baltici sono stati categorizzati in rosso scuro, quindi il livello di rischio più elevato. In Slovenia, tra l'altro, altri 2.631 positivi, con un aumento di oltre il 40% dei contagi rispetto alla settimana precedente, quindi situazione nella vicina Slovenia che continua ad essere difficile. Va meglio, lo vedete, dall'altra parte dell'Europa, quindi Francia e Spagna, anche in alcune zone dell'Italia, che però vedete per la maggior parte in questo momento è colorata di giallo. Distanziamento e areazione sono le raccomandazioni, si confermano più che altro raccomandazioni efficaci contro la diffusione del Covid. È stato questo testimoniato, è stato emerso da uno studio scientifico multidisciplinare portato avanti dall'Università di Trieste e Asugi nel laboratorio di biosicurezza dell'ospedale di Monfalcone. Andiamo a sentire. Noi siamo focalizzati sullo studiare il comportamento delle particelle più fini, quelle che persistono per un po' più di tempo nell'aria e che possono eventualmente portare infezione. A partire da campioni tratti sostanzialmente da pazienti, si è aerosolizzato il virus, fatto passare in condizioni di assoluta sicurezza attraverso un tubo, e abbiamo raccolto sostanzialmente l'aerosol, quello che vedete biosampler lì indicato, un campionatore, e il liquido che è stato raccolto è stato messo in contatto con delle cellule e si è visto che quanto raccolto è infettivo. Questo ci dice che anche particelle molto fini vanno a poter infettare, no? Perché ci sia questa infezione serve che ce ne siano davvero molte. I risultati di questo studio, professore, ci devono preoccupare o ci devono rassicurare, secondo lei? Ma dobbiamo capire sempre meglio quali sono le condizioni di sicurezza, no? Se, non dobbiamo abbassare la guardia, ma
il distanziamento è davvero un elemento importante. Ricambio d'aria, diluizione, stiamo vedendo sperimentalmente, non soltanto sulla base di generiche, diciamo, raccomandazioni di buon senso, ma anche iniziamo a poter studiare quali sono le condizioni limite e critiche, no? Quindi il nostro gruppo di lavoro è uno dei pochi che porta avanti studi sperimentali testando in condizioni controllate il comportamento in aria del nostro virus. In questo momento nel laboratorio vengono effettuati anche altri test, esattamente cosa riguardano? Avere la possibilità di nebulizzare il virus e raccoglierlo in maniera che sia ancora viva ci permette di verificare se sistemi di filtrazione o di trattamento dell'aria riescono veramente ad abbattere tutta la carica virale e l'infettività. Abbiamo dei rapporti con eccellenti colleghi nei dipartimenti di ingegneria, hanno sviluppato dei metodi per abbattere in generale microrganismi, siamo in procinto sostanzialmente di testare, abbiamo iniziato a testare su altri microrganismi per verificare appunto che non ci siano perdite nel sistema e di andare a infettare il laboratorio. Abbiamo incominciato a testare appunto questi sistemi che bloccano e irraggiano il virus in maniera molto, molto efficace, senza creare eccessive anche resistenze ai flussi d'aria, perché ad esempio nelle mascherine dobbiamo respirare, non bisogna bloccare il virus ma anche morire per asfissia, no? E la stessa cosa nei flussi d'aria, ci deve essere un'efficace disinfezione ma mantenendo dei flussi che consentono sostanzialmente il funzionamento dei sistemi ad esempio di condizionamento. E intanto è un'altra giornata dedicata alla protesta a Trieste, corteo questa volta dell'organizzazione del coordinamento No Green Pass Trieste, corteo che è partito da Piazza San Giacomo, ancora migliaia le persone presenti, mentre stamattina c'è stato l'ennesimo show di Ugo Rossi, vediamo. E al grido No Green Pass e Libertà che è iniziata la manifestazione in campo San Giacomo attorno alle ore 17, qui siamo proprio in campo San Giacomo dove gli slogan hanno lanciato l'ennesimo corteo. C'è chi trova anche delle situazioni più originali per manifestare, come questo manifestante che abbiamo visto agghindato ogni volta in maniera diversa, questa volta ha scelto un costume spaziale con la scritta No Green Pass. Intanto attorno la folla si scalda. Contro il Green Pass, contro l'obbligo, per la libertà di tutti e tutte. E la protesta è proseguita in discesa lungo via San Marco, rivendicando anche i diritti, stando ai manifestanti, dei lavoratori di Trieste Trasporti, dei conducenti degli autobus. Queste le rivendicazioni anche per altri comparti. Basta con lasciarci fuori dalle scuole, dai posti di lavoro. Basta privarci della vita sociale solo perché non abbiamo questa tessera in tasca. Noi siamo contro tutte le discriminazioni di ogni tipo, di genere, di razza, di ogni tipo, di lingua, e siamo contro le discriminazioni per i non vaccinati. In testa alla manifestazione due striscioni, tra cui quello dei ferrovieri contro il Green Pass, slogan anche contro le vaccinazioni dei bambini. Dunque, dallo stesso mezzo al megafono si sente: non ci fanno andare davanti al varco 4 del porto perché hanno paura di noi. Oggetto delle critiche e degli insulti anche il sindaco Roberto Di Piazza, dopo la richiesta del prefetto di un decreto ad hoc contro il numero eccessivo di manifestazioni in Piazza dell'Unità. Altri manifestanti sorreggono cartelli con scritte come: quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere. Nel frattempo però c'è chi chiude, a partire dai negozi, locali e i bar di via San Marco, ma anche i centri sportivi dislocati nelle vicinanze del corteo, campi di calcio e palestre soprattutto frequentate da bambini. La piscina Bianchi resiste, ci comunica Franco Del Campo, ma oggettivamente chi la potrà raggiungere questo pomeriggio, considerate le limitazioni al traffico? Per non parlare di quanti assistono dalle proprie finestre e almeno per un paio d'ore di casa non escono. La manifestazione è pacifica, ma il ricordo dei fatti avvenuti in Campi Elisi fa propendere per la prudenza. Alla prima curva del Serpentone parte la conta ufficiale dei presenti, che se in un primo momento in piazza erano stimati in 1500, arrivano a superare le 3500 unità quando il corteo va a formarsi, questo secondo dati della Questura. Questo dunque è accaduto nelle ultime ore a Trieste. Tra l'altro questa sera alle 23 trasmetteremo l'intervista esclusiva di Alberto Terasso con il sindaco di Trieste Di Piazza, proprio sulle manifestazioni e sui danni causati alla città.
Domani invece corteo previsto, organizzato a Udine, che parte alle 18 da via Melegnano e che arriverà, attraverserà tutta la città arrivando fino a Piazza della Libertà intorno alle 20:30, quindi città chiusa per il passaggio della manifestazione. Dicevamo i danni di queste proteste che alla fine finiscono per penalizzare anche tanti esercizi che appunto devono chiudere in un momento in cui si continua a fare la conta di quello che ha distrutto in qualche modo la pandemia. Si è parlato oggi, grazie all'Osservatorio congiunturale sull'occupazione in Friuli Venezia Giulia, commissionato dagli enti bilaterali del terziario del turismo e curato da Format Research e IRES FVG, dell'effetto del Covid sul terziario. Si sono persi 5.000 posti di lavoro. Sono circa 5.000 i posti di lavoro andati in fumo nel 2020 nel terziario del Friuli Venezia Giulia, il comparto maggiormente penalizzato dalla pandemia. Di questi, 1.600 tra commercio, alberghi e ristoranti, 3.400 nei servizi. Altri 40.000 lavoratori sono stati considerati a rischio ad inizio anno, ma fortunatamente a metà del 2021 si è registrata una tenuta dell'indicatore congiunturale relativo ai livelli occupazionali. Le ore di cassa integrazione guadagni straordinaria, sempre l'anno scorso, sono più che raddoppiate rispetto al 2019. Nel solo terziario, nel 2020, sono stati superati 12 milioni di ore autorizzate, cui vanno aggiunti quasi 23 milioni di ore autorizzate nell'ambito dei fondi di solidarietà. Da gennaio di quest'anno, però, si è registrata la flessione sia delle ore di cassa integrazione autorizzate, meno 26,8%, sia di quelle relative ai fondi di solidarietà, meno 30%, a testimonianza del superamento della fase più critica. I dati che emergono sono interessanti, ci lasciano comunque preoccupati, come dico sempre, è un dato sicuramente di un mondo del lavoro in forte crescita, un mondo del lavoro in cui cresce però la differenza tra la preparazione delle persone e quello che le aziende richiedono. Un mondo del lavoro che comunque è riuscito a proteggere il sistema dai licenziamenti che erano annunciati, in cui il problema di reperimento delle persone può sicuramente essere colmato da percorsi formativi che forse bisognava fare anche prima. A causa della crisi da Covid, un terzo dei lavoratori del terziario ha visto peggiorare poi la propria condizione economica e il 56% di questi non riesce a identificare quando sarà possibile tornare alla situazione pre-emergenza. Il dato preoccupante di questo periodo all'interno del mondo del lavoro è che aumentano a dismisura i contratti a tempo determinato, quindi c'è bisogno di contratti di qualità, ovviamente anche di discussioni a livello nazionale rispetto all'aumento dell'inflazione e all'adeguamento dei contratti collettivi nazionali. Tra gli altri contenuti del report è emerso che il 41% delle imprese del terziario ha fatto ricorso allo smart working e di queste il 62% intende continuare a farlo anche in futuro. Per l'e-commerce il 49% dei consumatori ha incrementato i propri acquisti online durante la crisi. Il 70% delle imprese del terziario ha un sito web aziendale. A proposito di problemi legati al mondo del lavoro, c'è un'interrogazione alla Giunta da parte del consigliere regionale del PD Cristiano Sciaurli per far luce sulla situazione della e-vision. Ci sono 110 lavoratori in cassa integrazione. Nelle continue passerelle di propaganda, dice Sciaurli, Fedriga e i suoi assessori dovrebbero almeno informarsi e tenere in considerazione lavoratori e famiglie in difficoltà. La situazione dell'azienda iVision, che Fedriga e Rosolen decantano come esempio virtuoso, a oggi risulta essere tutt'altro che consolidata, con ben 110 dipendenti in cassa integrazione. Riconoscere il coraggio intrapreso sul territorio di un imprenditore va bene, ma suonano davvero stonate, almeno per ora, le affermazioni dell'assessore al lavoro che parla della reindustrializzazione dell'ex Safilo come una best practice pubblico-privato e di gratificazione nel vedere che l'accompagnamento e il supporto di Regione abbia contribuito al risultato dal punto di vista occupazionale e di prospettiva
industriale. Viene da pensare, chiude, che Ferdriga e Rosole non avessero la minima idea di quale sia oggi la situazione dello stabilimento produttivo di Martignacco, dove solo 50 dipendenti risultano in regolare produzione, nonostante il sostegno erogato a suo tempo per la riassunzione del personale. A Sereni Orizzonti, da Sereni Orizzonti invece arriva un altro allarme, mancano OS e infermieri per quanto riguarda le strutture per anziani. Parole di Massimo Blasoni, l'azionista di maggioranza di Sereni Orizzonti, che scrive: il numero degli infermieri e degli OS nel nostro paese è insufficiente a far fronte alle esigenze di assistenza della terza età, anche perché molte di queste figure, scrive peraltro, sono state in epoca pandemica acquisite dagli ospedali che hanno indetto numerosi concorsi. Parliamo ora dei ristori Coopca e cooperative operaie. La Camera di Commercio Pordenone Udine ricorda la procedura semplificata per ottenere questi ristori. Le domande potranno essere presentate solamente a partire dal 15 novembre e non prima, e fino al 15 febbraio, consegnando istanza allo sportello oppure inviandola elettronicamente via PEC o ancora raccomandata, utilizzando un modulo che, appena sarà approvato dalla Regione, sarà pubblicato anche sul sito camerale all'indirizzo www.pnud.camcom.it, in una sezione facilmente raggiungibile e in evidenza in home page. Anche negli ingressi dei locali delle Camere di Commercio sarà dato opportuno avviso con adeguata cartellonistica. Voltiamo pagina ora e andiamo a riassumere i principali fatti di cronaca di giornata nelle nostre flash news. Madre e figlio, 46 anni lei, 19 lui, sono stati arrestati dai carabinieri di Martignacco, che li hanno sorpresi in auto martedì mentre trasportavano un chilo di marijuana. I due viaggiavano a bordo di una Citroen C3 quando sono stati fermati per un controllo. I carabinieri hanno subito avvertito un chiaro odore di marijuana. Approfondito il controllo, hanno ritrovato lo stupefacente avvolto in un sacchetto di cellophane. Nel corso della perquisizione a casa dei due, i carabinieri hanno ritrovato altri 200 grammi di cannabis, due bilancini di precisione e oltre 900 euro. 18 indagati, 723 persone controllate in 14 scali interessati, con 54 agenti della Polfer impegnati nei controlli straordinari insieme anche alle unità cinofile. Sono i numeri principali della 10ª operazione annuale di stazioni sicure nella nostra regione. Nello specifico, a Udine è stato fermato un folto gruppo di stranieri provenienti dal flusso migratorio balcanico. Si tratta di 17 pakistani e un indiano che sono stati indagati. Nella tarda serata di ieri, la Corte di Appello di Trieste ha scagionato un ex comandante di stazione dei carabinieri dall'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e percosse. In primo grado il maresciallo, all'epoca dei fatti operativo in provincia di Pordenone, era stato condannato a un anno e mezzo di reclusione per una lunga serie di vessazioni e pestaggi denunciati dall'ex moglie. Per lui era iniziato anche un calvario lavorativo, venendo degradato e trasferito di sede. Nel 2018 la prima condanna, ieri invece l'assoluzione, perché il fatto non sussiste e per un episodio specifico non costituisce reato. Controlli da parte della Polizia della Cardia nei confronti dei mezzi pesanti in transito, in particolare per contrastare abusivismo e mancanza di certificazioni. 7 i veicoli per cui sono state riscontrate delle violazioni amministrative, di questi 5 comunitari. La maggior parte per un errato utilizzo del cronotachigrafo. Sanzionato per 5.000 euro anche un autista rumeno a bordo di un mezzo sloveno perché viaggiava senza documenti che dimostrassero l'ingresso legale in Italia. È stato recuperato dall'elisoccorso regionale il parapendista tedesco caduto poco dopo il decollo dal Monte Valinis questo pomeriggio. L'uomo, 59 anni, ha riportato una probabile frattura ad un arto in seguito all'impatto con un terreno molto impervio. Sul posto ad aiutare l'elisoccorso anche il soccorso alpino della stazione di Maniago e i vigili del fuoco. È stato portato all'ospedale di Pordenone. La bocciatura del decreto Zan in Senato ha scatenato numerose polemiche. Ne abbiamo parlato con il presidente di Arcigay Friuli. Con noi Luca Vida, presidente di Arcigay Friuli. Vi aspettavate che le cose sarebbero andate in questo modo? Sapevamo che l'iter per approvare il DDL Zan sarebbe stato difficile.
Di sicuro non ci si aspettava che venisse affossata in un modo così vile con il voto segreto. Riteniamo che chi ci rappresenta politicamente al Senato debba rendere conto al popolo italiano di come agisce. E quindi sì, affossare una legge con il voto segreto è abbastanza squallido, vergognoso. Una brutta pagina quella che si è vista in Senato. I nostri senatori e senatrici sono onorevoli, ma quello che abbiamo visto ieri è solo vergogna. Vergogna perché hanno riso in faccia a persone che vengono discriminate e non si tratta solo della nostra comunità, quella LGBTQIA+, ma anche delle persone con disabilità. Questo DDL parlava anche di violenza contro le donne, di misoginia, quindi hanno riso in faccia contro gruppi di persone che vengono marginalizzati e che subiscono violenze di tipo verbale e fisico. Hanno riso in faccia davanti a persone e davanti ai loro diritti, e questo è inconcepibile per chi dovrebbe rappresentarci. Cosa avete intenzione di fare a questo punto per far sentire la vostra voce? Hanno affossato il DDL, ma non riusciranno a tappare le nostre voci. Ci stiamo muovendo per scendere in piazza, perché è giusto che sappiano come ci sentiamo. Oggi ci sarà stasera una riunione delle principali associazioni a livello nazionale e stiamo aspettando solo questo per capire se ci sarà una data comune in tutta l'Italia o se dovremmo scendere in piazza a livello regionale. Pensiamo che sia importante unire le forze. Parliamo ora di un evento culturale che riguarda la lettura. Per farlo andiamo da Valentina Bearzi. 3, 2, 1. Buonasera Giorgia, ci troviamo all'interno della sezione moderna della Biblioteca Ioppi di Udine. Siamo in questo posto particolare insieme ad Elisa Callegari, che è la presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche per il Friuli Venezia Giulia, per presentare una iniziativa che ha proprio a che fare con i libri e con la lettura. Che cosa succederà domani nella giornata che viene chiamata Un libro lungo un giorno? Domani siamo all'ottava edizione di questa giornata che parla di contagio, di amore per la lettura, che si svolge in tutto il Friuli Venezia Giulia, liberamente o nelle scuole, negli istituti scolastici in generale, nei parchi, nelle piazze, nei supermercati, perché abbiamo attività anche nei supermercati, in qualsiasi luogo qualcuno voglia leggere. E infatti l'idea che supporta questa giornata è quella che tutti possono approvare il piacere della lettura nel corso della giornata e promuoverla attraverso i canali social del progetto Leggiamo 018, che è un progetto regionale di cui l'Associazione Italiana Biblioteca è partner con il Consorzio Culturale del Monfalconese, Radio Magica, Damatra Onlus, il Centro per la Salute del Bambino, l'Associazione Culturale Pediatri e l'Istituto Scolastico Regionale. Che scopi volete ottenere con questa giornata? Si leggerà nei posti più disparati, in famiglia, chi vorrà leggere con i propri bambini, certo. Chi vorrà leggere con i propri cari, chi vorrà leggere a scuola, chi vorrà leggere invece nei luoghi di lavoro, anche ad esempio nei luoghi della politica, perché sappiamo che ci sarà anche questo avvenimento. Crediamo fortemente nel contagio della lettura, che l'esempio trasmesso leggendo sia l'esempio più forte che si possa dare. Quindi vedere una comunità che legge sprona la comunità a leggere di più. C'è un momento particolare dedicato ai bambini e alle scuole. Lanceremo proprio domani una nuova iniziativa del progetto Leggiamo 018, che è Leggiamo a scuola. Leggiamo a scuola consiste nel far leggere i ragazzi nelle scuole per 15 minuti, liberamente, apertamente, senza dover poi subire le interrogazioni della maestra, ma solo per il piacere, con il piacere di leggere il proprio libro portato da casa, scelto autonomamente. Già 900 classi hanno aderito, sono 180.000 ragazzi, speriamo che crescano sempre di più negli anni. Come ci si può iscrivere? Come si può fare? È semplicissimo, si
si realizza un'iniziativa che può essere semplicemente la lettura nel proprio divano, nel proprio letto prima di andare a dormire. E, si va nel sito www.leggiamofvg.it e si iscrive alla propria iniziativa. Dopodiché, se volete fare una foto, condividerla sui canali Facebook e Instagram del progetto Leggiamo, potete taggare un libro lungo un giorno, Leggiamo 018, e vi ritroverete in un grande diario di tutte le iniziative realizzate. Benissimo, grazie, in bocca al lupo per questa giornata. Elisa Callegari, alla linea, ritorna allo studio. Grazie Valentina. Cambiamo argomento ma rimaniamo in qualche modo in tema, perché ci sono diverse letture che si possono dare della prestazione della partita dell'Udinese ieri sera contro il Verona. Certo, ci sono diversi aspetti positivi, ma di fatto si è allungata la striscia delle partite senza vittoria e domenica c'è l'Inter. Serata amara per l'Udinese, quella del secondo infrasettimanale della stagione, non tanto per il risultato che resta comunque utile, ma per come è maturato il pareggio contro l'Hellas Verona dell'ex Igor Tudor. Complice il turnover del croato, Luca Gotti è stato bravo a tenere a bada l'attacco atomico del gialloblu, capace prima di Udine di andare in gol 18 volte in 6 gare con lo Spalatino in panchina. I bianconeri hanno sbloccato subito la partita con il primo gol in Serie A di Success, ma poi hanno avuto il demerito di non raddoppiare il vantaggio, anche per via degli ottimi interventi di Montipò, in particolare sulla capocciata di Beto, che poteva valere il quarto gol consecutivo in campionato per il portoghese. È poi bastata una disattenzione di Wallace a centrocampo per creare i presupposti per il rigore concesso da Becao e realizzato da uno degli ex di giornata, Antonin Barak, freddo a spiazzare Silvestri, che in carriera non è ancora riuscito a intercettare un rigore. In conferenza Gotti non è voluto tornare sulla scelta dell'arbitro, resa complessa dall'interpretazione del VAR, ma ha evidenziato l'errore tecnico in uscita del centrocampista brasiliano, oltre poi a puntare il dito su un'eccessiva facilità di assegnazioni dei penalti in Serie A rispetto, per esempio, alla Premier League. Il risultato però poi è arrivato, quarto pareggio di fila, terzo per 1-1 e una striscia di partite senza vittorie che si è allungata a 7. L'Udinese è chiamata a voltare pagina subito perché all'orizzonte c'è l'Inter, fresca della vittoria per 2-0 sul campo dell'Empoli, anche qui tra molte polemiche arbitrali. La cattiva notizia per Gotti riguarda l'ormai certa assenza di Bussetto anche per la trasferta di Milano, mentre buone sensazioni arrivano da De Lofeu, che dovrebbe quantomeno essere a disposizione per la partita nello stadio in cui è stato protagonista con la maglia del Milan. Intanto però la gara contro il Verona ha confermato la bontà dell'innesto di Success, che ha subito mostrato grande grinta e una buona intesa con Beto. In attesa di capire quale sarà la condizione fisica di Gerard De Lofeu contro l'ex Handanovic e soci, potrebbe essere riproposto lo stesso attacco visto mercoledì alla Dacia Arena, con una potenziale staffetta in vista proprio tra Success e lo stesso De Lofeu. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Udinese TV alle 20.30 al TG Veneto, alle 22.30 all'edizione della notte in diretta e poi per quanto riguarda la prima serata, come ogni giovedì alle 21 c'è l'agenda a cura di Alberto Terasso. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona serata.